di arte, parliamo di arte particolarmente giovane, un linguaggio assolutamente vivo, attivo e capace evidentemente anche di parlare ai giovani, non soltanto di oggi ma si spera anche delle generazioni future, almeno ce lo domandiamo. E allora, per trovare le risposte, do il benvenuto ai miei ospiti di oggi. Si tratta di Fulvio Chimento. Buongiorno, buongiorno Fulvio, benvenuto, benvenuto davvero, curatore della mostra della quale adesso andiamo a parlare. Benvenuta anche a Carla Barbieri, buongiorno, buongiorno, che è responsabile dei fondi moderni della Biblioteca d'Arte, della Biblioteca Civica d'Arte Poletti di Modena, che appunto da pochi giorni, poco più di una settimana, ospita una occasione d'arte contemporanea che davvero merita di essere raccontata, vista, vissuta, perché è davvero qualcosa di molto molto interessante. Innanzitutto il titolo, Ailanto, mostra di Cuoghi, Corsello e Dado. Entriamo nel mondo dei writers per capire che ruolo hanno appunto nell'espressione non soltanto giovanile, ma insomma nell'espressione contemporanea. Davvero una chiave molto interessante in un luogo deputato proprio a questo, no, Barbieri? Sì. La Biblioteca Poletti è una biblioteca d'arte, per cui è chiaro che si interessa di tutti i fenomeni artistici, e penso che quello del writing sia da considerarsi tale, almeno da quando Francesca Linovi nell'86 ne parlò nella sua prima mostra italiana che fece dopo essere stata a New York. Poi la Biblioteca Poletti sono 20 anni che lavora su libri d'artista e quindi sulla scrittura, intesa non tanto per quello che comunica dal punto di vista semantico, ma in sé per sé come segno visivo. Quindi il writing, che significa scrivere, significa scrittura, è un prolungamento, diciamo, naturale di questa attività che noi facciamo da tanto tempo, insomma. E poi anche un omaggio a quelle iniziative storiche famosissime che ci sono state a Fiumalbo nel 67 e nel 69, a cui appartennero tutti i nostri artisti storicizzati modenesi, che era Fiumalbo, parole scritte sui muri, insomma, per cui ci è sembrato proprio una continuità certo, naturale, certo, della nostra attività. Certo, entriamo subito nel vivo, Chimento, con il cercare di capire appunto questa forma d'arte, se ha fatto fatica per esempio ad essere riconosciuta come tale, e quindi anche un po' il dibattito attorno a questa, che sia una forma d'arte ma così contemporanea, così viva, che non so, è riuscita ad affermarsi subito come corrente, come espressione artistica riconosciuta, e atteso a questo soprattutto, oppure no? Allora, diciamo che in realtà come corrente artistica dal punto di vista ufficiale, sì, non gode di un particolare riconoscimento e viene sempre considerata, per così dire, esterna al mondo ufficiale dell'arte. Poi in realtà nei fatti ci accorgiamo che ogni volta viene organizzata una mostra su questo tema. Con Dado stesso organizzammo nel 2014 una mostra che si intitolava Sinopie di un writer all'interno del Museo Medievale di Bologna. La mostra in realtà era realizzata all'interno di un mobile che è il Museo dell'Homme di Chiara Pergola. Già in quell'occasione abbiamo avuto modo di accorgerci come c'è un grandissimo riscontro invece da parte del pubblico, che è un pubblico veramente diversificato tra bambini, signore anziani, quindi diciamo c'è anche un'interazione con i lavori, c'è una vera e propria freschezza, quindi il mondo dell'arte probabilmente non lo riconosce dal punto di vista ufficiale, mentre invece le persone, per così dire, c'è un forte riscontro. Questa è una forma di ricchezza, di espressione libera, credo davvero al massimo della sua possibilità, perché insomma forse appunto questo tipo di arte non ha mai neanche teso ad entrare, per così dire, nei ranghi dell'arte tradizionalmente intesa, no? Anzi, proprio qualche cosa che, a partire dalle personalità che la esprimono fino anche ai luoghi in cui questa si esprime, rompono di fatto con l'immaginario, no, dell'arte tradizionalmente intesa. Quindi c'è proprio forse una volontà di spaziare, di esprimersi attraverso modalità e linguaggi assolutamente differenti. Ma allora, intanto farei una distinzione, sì, tra quello che è il writing e quello invece che viene considerata la street art. Sì, cioè, sì, la differenza principale, agiscono tutte e due sul contesto che è appunto la strada, quindi in comune io le definirei, diciamo, il contesto comune è quello della strada. Poi sì, in realtà sono due
tipologie artistiche molto differenti. La street art è qualcosa che va anche ultimamente molto di moda ed è più legata al mercato dell'arte e rientra più all'interno di un discorso legato alle arti figurative. La realizzazione di un disegno, di un bozzetto su carta, poi vediamo ad esempio questi lavori invece sulle facciate dei palazzi. Il writing invece nasce per motivi precisi da un punto di vista sociale e artistico negli Stati Uniti, intorno agli anni 60, poi arriva in Europa alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, e è una disciplina molto, molto rigorosa. Chi avrà la possibilità di venire alla Biblioteca Poletti, magari di farsi anche un bel giro all'interno del Palazzo dei Musei, poi venire anche a visitare la mostra Elanto, si renderà conto che ciò che è possibile osservare è tutta la teoria legata al writing. Sì. Quindi si accorgerà come in realtà il writing è legato alla grafica, è legato al lettering, e dietro è uno studio molto complesso. Diciamo, è un'arte di strada su carta. Quello che noi possiamo osservare alla Poletti. Esatto, esatto. Insomma, quanto è importante che in una realtà come quella che viviamo vi siano luoghi deputati all'arte contemporanea e a questo segmento di arte in modo particolare attraverso questa esposizione, Barbieri? Ma per noi è molto importante perché ci si rivolge a un pubblico che non necessariamente è quello degli studenti e quello degli studiosi, perché molto spesso chi lavora sulla strada, chi fa writing o fa anche street art, viene da ambienti che non sono quelli degli istituti d'arte, delle accademie. Pietro Rivasi, ad esempio, che è uno dei protagonisti di Modena, insomma, che ha lavorato con icone, così ha un'esperienza completamente diversa, e come lui tanti altri. Quindi che una biblioteca d'arte offra non solamente una mostra ma anche un patrimonio librario su questo fenomeno rivolto specificamente a questo tipo di pubblico, secondo me è importante. Perché chi viene a cercare questi materiali ha modo di rendersi conto che esiste tutto un mondo attorno artistico, e questo è il nostro obiettivo. Certo, è il vostro obiettivo, sì, e dell'arte, sì, credo, sì, anche in generale, decisamente importante. Entriamo nel merito allora dell'esposizione, a cominciare dal titolo, che è fortemente allusivo e va compreso appunto nella sua complessità per leggere proprio l'esposizione. Questo Ailanto, che cos'è? Allora, il titolo completo è Ailanthus altissima, ed è una pianta che cresce in Oriente, in Cina, è arrivata in Europa nel 1700 per sostituire il baco da seta. È una pianta che però, soprattutto negli ultimi 30 anni, ha avuto una grande diffusione. È una pianta invasiva, è una pianta infestante che non si riesce in qualche modo a sradicare, e c'è questa coincidenza tra lo spazio del writing, che in generale però diciamo lo spazio dei linguaggi alternativi, ecco, non lo limiterei solamente al writing, e il luogo in cui cresce questa pianta, quindi solitamente i binari dei treni, le ferrovie, lungo le strade, lungo le fabbriche abbandonate. Quindi diciamo è anche un modo per dire che lo spazio del writing e lo spazio dell'Ailanto in qualche modo coincidono. Poi ovviamente Monica e Clau, cuochi Corsello, hanno vissuto per 11 anni all'interno di fabbriche abbandonate, tutte a Bologna. Sì. E quindi ovviamente diciamo, sono stato anche io un pochino, sono stato io a proporre questo tema, ero sicuro che proprio a livello di ambientazione all'interno di questi spazi in cui loro hanno vissuto, ero sicuro che questa pianta in qualche modo era presente tra i lavori in mostra, tra l'altro che non sono stati realizzati appositamente per questa mostra ma sono dei materiali d'archivio. Alla fine è venuta fuori un po' una specie di retrospettiva involontaria sul loro lavoro. Troviamo dei libri secondo me molto interessanti, perché sono dei libri d'artista ma in questo caso pensati in maniera collettiva. I black books? I black books sono i libri su cui Dado, sì, in generale i writer, sì, disegnano, sì, disegnano, sì, i loro bozzetti. Quindi ad esempio si chiamano così perché hanno delle copertine nere, sì, e solitamente un writer documenta la sua produzione su carta all'interno di questi libri. Quindi ogni black book ad esempio potrebbe risalire a un periodo potrebbe avere 3 o 4 anni.
Ci sono invece dei libri d'artista realizzati da Cuochi Corsello insieme ad altri artisti che all'epoca erano dei loro amici all'interno di queste fabbriche occupate, inizialmente occupate, ma poi gli venivano lasciate in concessione perché in realtà questi ambienti venivano sistemati, quindi i proprietari li lasciavano. C'era la stanza del disegno in cui loro coinvolgevano anche i ragazzi del quartiere a disegnare, gli mettevano a disposizione dei materiali. Tra questi ragazzi c'è anche Dado, tra questi ragazzi c'erano anche dei loro amici al tempo dell'Accademia, come non so, ad esempio Alessandro Pessoli o Pierpaolo Campanini, che adesso sono degli artisti affermati. Tirando fuori tutto questo materiale d'archivio, sono riusciti fuori i disegni di questi amici artisti. Quindi il libro non solamente pensato da un unico artista, ma pensato proprio in forma collettiva, come se fosse un vero e proprio esercizio di comunicazione. Esercizio di comunicazione e, correggimi se sbaglio, sembra proprio anche il frutto di un esercizio di esperienza sociale, di condivisione di spazi, tra l'altro non deputati, non creati per l'abitazione, insomma, e questa apertura anche a chi non è artista, dare la possibilità ad esempio ai giovani di intervenire su questi libri e quindi anche un dialogo molto molto aperto e alla pari quasi, no? Tra queste personalità artistiche e il contesto sociale ed urbano che li ospitava. Questa è una cifra secondo me interessante per arrivare poi a comprendere anche le personalità appunto in mostra, no? Beh, certamente, allora in mostra diciamo con Dado, che probabilmente è il miglior writer italiano, noi abbiamo la possibilità di renderci conto dal vivo delle capacità artistiche effettivamente della sua mano. Si vedono molti bozzetti, si vedono molti disegni, solitamente sentiamo spesso dire quando parliamo dell'arte di strada quella cosa potrei farla anch'io, poi in realtà qui ci si rende conto come dietro a questa disciplina il discorso in realtà sia molto più complesso. Con Cuochi e Corsello invece respiriamo quella che è effettivamente la poetica legata all'arte di strada, quindi molte immagini d'archivio, soprattutto di un periodo forse meno conosciuto, meno noto della loro produzione, cioè il tempo di Villa Genziana, quindi siamo intorno al 1990. E si capisce, poi abbiamo la fortuna di avere in mostra anche la famosa Occhetta, no? La P-Brain, che è diventata il simbolo di molta arte italiana degli anni 90, una vera e propria icona. Vediamo se la nostra regia riesce a proporla, ma è proprio chiaramente identificabile. Mi domando, nel resto d'Europa, insomma, ci sono... Dove trovano spazio queste espressioni artistiche, cioè nel momento espositivo? Ci sono luoghi ad hoc oppure insomma c'è una versatilità anche dei luoghi entro cui appunto queste mostre vengono realizzate? Beh sì, sicuramente ci sono dei luoghi espositivi, ci sono stati anche in Italia, insomma penso a Beautiful Losers, la mostra del PAC di qualche anno fa a Milano. Però io penso che, come diceva lei, insomma, il luogo più adatto siano i muri, delle strade, delle periferie, insomma, perché la caratteristica fondamentale di questi lavori è quella della condivisione con tutti, insomma, è un'arte per tutti, è un'arte effimera, è un'arte che è destinata a scomparire, nel senso che non appena sono gli stessi writer, gli stessi street artist che la coprono e tornano a fare degli interventi, insomma, io davvero penso, ne sono convinta, che sia l'arte davvero fatta per la società contemporanea, per chi non è abituato ad andare nei musei. Per il momento, sembra, sì, no? Sì. E soprattutto rivolta a chi abita le periferie, insomma, in un qualche modo le riscatta anche, io credo. Non è vero che le degrada, ma io credo che le riscatti. Le aiuta ad esprimere, chiaramente, una forma di espressione. In effetti, su questo aspetto mi sono domandata, ma questi artisti come invecchiano, tra virgolette? Come invecchiano loro come personalità? E la loro opera di conseguenza è destinata ad invecchiare oppure a consumarsi nell'immediato, nel momento e poi essere sostituita da altro? Ma diciamo, parliamo di un'arte a tutto tondo che ha una sua evoluzione stilistica. Dado ha iniziato a 12 anni a dipingere sui muri, adesso ne ha 40, diciamo.
lo spirito è sempre, sempre, sempre simile, però poi c'è un'evoluzione stilistica e anche un'evoluzione intellettuale. In mostra, ad esempio, si vedono le tavole di questo trattato di Dado che sarà pubblicato dal Dipartimento di Sociologia di Trento, sì, e che è appunto lo stile secondo Dado. Ecco. Sì. Non è un caso, secondo me, il fatto che il maggior writer italiano, oltre dal punto di vista della capacità prettamente artistica, sia anche un teorico e stia per pubblicare un volume che probabilmente costituisce un po' un anello mancante nella produzione che c'è stata sul writing. Secondo me questo è stato possibile anche perché lui ha avuto la possibilità di frequentare sin da ragazzo Cuochi Corsello, sì. Che hanno, diciamo, sono degli artisti anche molto legati al concettuale e non hanno, cioè, diciamo, sono partiti come dei writer, poi sono degli artisti a 360 gradi e spaziano tra differenti linguaggi, sono andati poi nelle gallerie, nei musei, quindi insomma non sono i primi writer italiani, però poi hanno fatto anche dell'altro. La P-Brain è uno dei personaggi di Cuochi Corsello, in realtà poi ne hanno inventati degli altri, quindi diciamo ovviamente sta anche fa tutto parte di un'evoluzione di un linguaggio. Assolutamente, che insomma davvero si offre anche attraverso ad esempio questa pubblicazione a cui facevi riferimento, quindi di fatto un testo che verrà utilizzato all'interno degli studi di sociologia per appunto leggere il sociale, no? Quindi anche come uno strumento oltre che di espressione anche di indagine della società. Questo credo sia uno degli aspetti ancora interessanti da sottolineare per questa esposizione che rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo giugno. Sì. Ci saranno dei momenti, immagino, anche di visite guidate. Sì, vero? Il 21 di maggio, in occasione della Notte Bianca, sì, noi faremo almeno due visite guidate, sì, standardizzate, diciamo così, sì, mi sembra alle 19 e alle 21. Sì. Poi probabilmente ci sarà Dado che sarà lì tutta la serata, quindi sarà presente l'artista e quindi potrà spiegare molto bene, molto, sì, meglio di chiunque, insomma, sì, questo suo lavoro molto molto accurato. Si prestano questi artisti ad esempio a raccontare, sì, la loro opera, come, perché in genere non è così scontato, no, che, sì, invece sono Dado personalità che si prestano, mi sembra, ma diciamo, sì, chi più e chi meno, insomma, sì, c'è, cioè, chi, sì, vuole raccontarsi di più, chi di meno, dipende anche dal loro momento, dal momento artistico che stanno attraversando. Dado in questo momento, oltre a far vedere il suo lavoro, avverte anche una necessità di comunicare alcuni i fondamenti del writing, e Cuochi Corsello, come approccio, preferiscono invece far parlare il proprio le opere, il proprio lavoro, quindi sì, diciamo, poi ogni artista in qualche modo ha un suo modo di relazionarsi con l'esterno. E guai se non fosse così, insomma, se davvero non ci fosse nei personaggi, nelle personalità stesse, questa diversità, insomma, sarebbe davvero una ricchezza ulteriore mancata. E allora, fino al prossimo 11 giugno alla Biblioteca Poletti, all'interno del Palazzo dei Musei di Modena, la mostra dal titolo Ailantus Altissima, mostra di Cuochi Corsello e Dado. Grazie davvero per avercene parlato, sarà un'occasione bellissima venirla a vedere. Grazie, grazie, buon grazie lavoro.